Ciao a tutti, io sono Simon Signo Giallorosso e vi do il benvenuto in questa nuova edizione del TG Calcio. Un TG che ovviamente parla di calcio e in particolare di tutte le partite giocate nel weekend. Cominciamo subito con la mia squadra del cuore, da qua si può dedurre anche dal berretto, c'è solo un capitano, Francesco Totti. Bologna-Roma finita per 0-3, finalmente una bella vittoria dopo una sconfitta bruciante, perché comunque vincere all'Allara non è sempre così facile. E non ce l'abbiamo fatta. Sono contento di tutto. Ero un po' sorpresa all'inizio dalle formazioni, perché alla fine hai messo due terzini che sono anche, diciamo, sono stati terzini, ma nascono come difensori centrali, come con Jesus e Rudiger, e centrali Fazio e Manolas, come è giusto che sia. Mi aveva un po' sorpreso, ma comunque Fazio io non l'ho mai criticato e penso che non lo criticherò quasi mai per quello che dà, per quello che fa. Sono contentissimo anche per Edin Dzeko che pareggia Belotti e alimenta ancora la voglia di segnare e diciamo, il confronto tra Dzeko e Belotti. Belotti che con il suo talino vince il rimonto sul Cagliari. Cagliari lo dico sempre, è una squadra della Serie B perché ogni tanto si capita di fare qualche punticino, fondamentalmente quando perde perde sempre male. Ha perso 5-0 con Napoli, ha perso 5-3 con la Fiorentina, mi sembra. Vabbè, a parte con noi e con la Lazio, che soprattutto con noi diventa un ultimo Maradona e Messi. Allora, Dzeko e ora e Belotti stanno pari, sono contento anche per Sala. Passiamo a Crotone-Inter. L'Inter, se vuole ambire a posizioni alte, non può fare questi scivoloni contro una squadra che si sta salvando, che lotta per salvarsi, anzi. Non può avere assolutamente questi scivoloni. E un Inter che perde la partita praticamente nel primo tempo, perché un rigore netto, mani di Medel, abbastanza clamoroso, e poi successivamente un mezzo scavetto di Falcinelli e Handanovic. L'Inter non può ambire a nulla, secondo me ormai, giusto al sesto posto per provare a passare i primi in Europa League, comunque sarebbe un grande fallimento. Per quelli che dopo la partita con l'Inter pensavano addirittura al secondo posto, se non al primo. Dopo la partita con la Juve, scusate, scusate, errore mio. Poi parliamo anche del Milan. Sempre rimane in tema di zona salvezza, scivolone nel Palermo, ma come si poteva presumere, Palermo a San Siro non può vincere, non può fare risultato. Il Milan che già viene da una brutta partita, perché fondamentalmente essere brutta non poteva perdere un'altra partita contro una squadra che lotta per salvarsi, quindi era scontato che Milan vincesse. Ha vinto anche bene, ha giocato bene il Deulofeu, ha giocato bene il Bacca, bellissima la punizione di Suso. Pensa che c'è un bel giocatore, me ne sono accorto, ultimamente sta giocando molto bene. Non sarebbe male per un che so, un prossimo Milan, un Milan che potreste essere dei cinesi o non, un Milan più giovane, insieme ovviamente a Donnarumma, a Locatelli, a Calabria, a tutti questi giocatori qua. Il Milan è una squadra molto giovane e italiana soprattutto. Il Milan lo apprezzo perché è italiano. Sempre per rimanere in tema salvezza, parliamo di Pescara-Empoli. L'Empoli che fa un punto, ne poteva fare tre visto che gioca in casa contro la squadra già retrocessa, ne fa uno e tiene tutto ancora in vita per la zona salvezza, perché il Crotone potrebbe tranquillamente salvarsi. Ora non ricordo bene gli scontri diretti, però comunque vincendo una partita andrebbero pari. E il Crotone una partita la può vincere, visto che penso che l'Empoli ormai abbia poco da fare. Visto che se uno vince una partita, praticamente, diciamo che se la vince l'Empoli è salvo. Se l'Empoli vince o fa un punto, se l'Empoli fa risultato per una partita è salvo. E poi Atalanta-Sassuolo. L'Atalanta frena la corsa Europa, ma comunque può consolarsi con un pareggio ottimo. E sono contentissimo per questo. Non giocherà il Papu Gomez contro di noi. Non giocherà il Papu Gomez squalificato, che quando era olimpico c'è Burga sempre. Sempre col Catania, con l'Atalanta l'anno scorso. Sempre, sempre. È un Borriello argentino. Mamma mia. Fiorentina-Sampdoria, penso che ci sia poco da dire. La Fiorentina forse meritava di più, la Sampdoria
Ma quando vai a Marassi e giochi così ti va bene anche un pareggio, perché alla fine la Fiorentina non ha espresso minimamente un gioco e secondo me il risultato è più che giusto. Passiamo a Lazio-Napoli, forse il big match di giornata per molti. Non c'è, non, questo dimostra l'inferiorità della Lazio rispetto alle squadre che lottano per la Champions. Cioè, uno non può perdere in casa 3-0 contro il Napoli, che sì, è una squadra forte e tutto, anche noi ci abbiamo perso, ma non ci abbiamo perso 3-0, non ci abbiamo perso così, non abbiamo preso questa umiliazione, perché questa si tratta solo di umiliazione. Una squadra così, boh. Cioè, con noi fanno tutte le partite della vita, anche la Lazio, lo stesso Napoli, tutti, Cagliari, Empoli, Empoli, Scorupski è diventato Maradona con noi, oh. Quando giocava con noi si è fatto uscire la Europa League. Contro noi diventa un fenomeno, vabbè. E poi parliamo anche di come la Lazio non sfrutta gli episodi contro le altre squadre rispetto a quelli che sfrutta contro di noi. Perché, sentite, allora, Immobile, penso anche meno di mezzo metro, l'ha tirata addosso Insigne, addosso gliel'ha tirata, addosso. L'ha tirata addosso. Bocchettà fa un grandissimo lavoro. Arriva coso, come si chiama la Lukaku, Don Luca cade in faccia. Passa là, Mobile a mezzo metro, a tira addosso Insigne, vabbè. Una volta che simpatizzavo con la Lazio, che non mi faceva schifo prendere 3 punti sul Napoli, a Lazio fa il biscotto, secondo me questo si può trattare il biscotto perché perde 3-0 in casa. Così, non avendo giocato un minimo, il Napoli ha stradominato la partita. Che si poteva anche riaprire con quell'episodio, perché non è stato così cinico il Napoli, a differenza nostra che col Bologna siamo stati molto cinici. Juventus Chievo, penso che ci sia poco da dire, faccio i complimenti a Seculino, il portiere del Chievo, perché sta giocando molto bene, ha fatto bellissime partite, poi quando ti trovi di fronte Higuain, il primo gol era imprendibile, non si può minimamente dire niente, il primo gol imprendibile, l'ha messo col secondo palo a giro, però comunque già stava giocando abbastanza bene. Il secondo gol, peggio del primo, niente. Anzi, che cioè, non è subito cascato. Quando è cascato, riuscì a rialzarsi. Poi Higuain, lì non capisco perché l'abbia stoppato. Poi questo dite che c'ha i piedi buoni. Boh. Poi se capocannoniere quanto te pare. L'anno scorso può essere stato il migliore di tutti i tempi della Serie A in una singola stagione, ho capito. Però uno dall'anno mi tira. Cioè, Higuain è quello che ci serve a noi, un rapace d'aria, ma non è un giocatore con piedi buoni, non potete dire questo. I giocatori con piedi buoni sono altri, non è Higuain. I rigori che ha tirato 2 anni fa, ha tirato in finale Coppa America, ha mandato in Egitto, ha tirato qua, si ha mandato a Roma, ha tirato. Boh. Vabbè, detto questo, questa edizione del TG Calcio termina qui. Ci vediamo lunedì prossimo con una nuova recensione. Ciao a tutti!